Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, oggi ci dedichiamo immediatamente ad iPhone XR. Se volete potete chiamarlo anche XR, iPhone XR, chiamatelo un po' come volete, la sostanza è che arriva nei negozi proprio in questi giorni e noi diamo subito un occhio alla confezione con il telefono, ma quello lo vediamo dopo. All'interno della confezione le cuffiette, earbud a cui siamo abituati e poi ecco arrivare anche il cavo, classico insomma, con il connettore Lightning port, sempre molto minimal e ordinata la confezione, e poi il caricabatterie tradizionale di Apple. Diamo un occhio anche al telefono da vicino. Basta guardare questo telefono per capire una delle differenze principali rispetto ad iPhone XS e XS Max. Parlo della cornice intorno al telefono, che è leggermente più pronunciata. Allora, io oggi non ho con me un iPhone XS da mostrarvi, ma ho un XS Max e lo faccio volentieri adesso. Vedete come le cornici siano differenti, no? La cornice del XS Max è sicuramente meno generosa di quella del XR, ma attenzione, perché si tratta comunque sempre di una soluzione con una cornice abbastanza contenuta. E poi guardate questo display, che è un display IPS LCD, vedete, ha questa particolarità di questi angoli arrotondati che secondo me sono veramente belli da vedere, fatti davvero molto bene. Questo è un display con una diagonale da 6,1 pollici, abbiamo detto un IPS LCD, abbiamo anche provato ad avvicinare, guardiamo da vicino i due schermi anche per vedere, scusate, i colori, no? Vedete, essenzialmente, guardate l'intensità del colore, vedete, con il display piove dalle spalle, forse quella parte con l'arancione vi dà una mano per capire, c'è essenzialmente un'intensità del colore, delle tonalità del colore per quanto riguarda l'OLED, che ovviamente sono un po' più diciamo pronunciate, però comunque si tratta di un display secondo me con un'ottima qualità. Vi faccio notare anche un'altra cosa di questo display per coloro che sono appassionati di questo dettaglio: guardate l'angolo di visione, cioè questo angolo di visione di questo IPS LCD è veramente impressionante, perché cioè in qualunque posizione voi mettiate questo display riuscite a leggerlo. Peraltro ieri ho provato anche in una giornata con molto sole a Milano a fare una lettura anche alla luce diretta del sole, e devo dire che il risultato è più che buono. Diamo un occhio anche all'aspetto di questo telefono, un lato questo che vedete con il pulsante di accensione, quella parte in basso invece con il cassettino per la nano SIM, la parte bassa invece con il connettore Lightning port con altoparlante e microfono, altro lato invece con il volume rocker e con lo switch per accendere e spegnere le suonerie. Sulla parte posteriore invece abbiamo la fotocamera da 12 megapixel, che rimane un sensore solo. Sulla parte frontale il notch con la True Depth Camera, che è esattamente la stessa montata anche su iPhone XS. Metto questi due telefoni uno accanto all'altro per dare un occhio al loro comportamento, no? Tra l'altro io ieri ho riportato il backup di uno sull'altro, quindi vedete esattamente lo stesso tipo di configurazione sui due prodotti. Vi devo dire, in uno dei due manca la SIM, perché non ho più SIM da mettere per testare gli smartphone in questi giorni. Cosa manca e che cosa cambia? Allora, da un lato ci sono 4 GB di RAM, parlo dell'iPhone XS, dall'altro ce ne sono 3. Per quanto riguarda lo storage, 64, 128, 256 GB di memoria nell'iPhone XR, mentre nel XS abbiamo, XS Max, abbiamo 64, 256 e 512 GB di memoria. Qui potete vedere come i due display, tutto sommato, come impatto primario, sono molto simili tra di loro.
Cosa manca in iPhone in realtà di importante? Manca il 3D Touch, quello che potete utilizzare invece nei modelli avanzati di iPhone. Allora, per qualcuno potrebbe essere un problema, dipende dalle vostre abitudini. L'altra differenza fondamentale è che il frame di iPhone XR è in alluminio, è invece in acciaio quello di iPhone XS, cadendo entrambi, insomma, sono a rischio. Tenete conto che il vetro viene indicato come un vetro ottenuto da una diciamo una miscela particolare, per cui dovrebbe essere molto resistente. Io lascerei a voi il piacere di buttare il vostro iPhone per terra e poi di farmi sapere come va. Io preferisco evitare. Dicevamo 6,1 pollici di display, dunque con IPS LCD, True Depth Camera che è esattamente identica, quindi il funzionamento della telecamera, della fotocamera frontale è identica sia in qualità di ripresa, 1080 pixel con 60 frame al secondo, tra l'altro questa volta con una stabilizzazione e tra l'altro anche con l'HDR nella parte frontale. Mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore abbiamo i 12 megapixel, sono gli stessi della fotocamera posteriore di iPhone XS, l'unica differenza è che mancando il sensore di profondità, essenzialmente un paio di modalità di illuminazione per le foto ritratto non sono disponibili, ma nell'uso di tutti i giorni devo dire che la differenza è veramente minimale. Manca la telefoto, quindi non farete lo zoom 2x senza perdere alcuna qualità fotografica, dipende insomma dal vostro uso della fotocamera, però diciamo che in linea di principio la fotocamera è assolutamente la stessa. Questo è un prodotto tra l'altro con il supporto alle reti 4G a 600 MHz per i paesi in cui capita di trovare, soprattutto per la copertura rurale, questo genere di banda. C'è un dato relativo alla batteria che è da 2900 mAh, dovrebbe durarvi per un'intera giornata. Se non vi dura per un'intera giornata, ve lo dico spesso, probabilmente la neuro dovrebbe prendervi e portarvi via, ma in realtà insomma la qualità è più che buona. Anche della batteria. Ovviamente ci sono 6 colori disponibili, questo forse è il più semplice, più minimal di tutti, parliamo del colore nero, ci sono poi il corallo, l'azzurro, il giallo, il rosso, il bianco, insomma, sono tonalità di colore molto varie in circolazione. E insomma, se poi avete altre domande che riguardano questo dispositivo, fatemele. Io lo sto usando da circa 24 ore, vi dico, c'è la differenza della dimensione del display rispetto al XS Max, ma se voi venite da prodotti precedenti, in particolare magari prodotti che non fossero della misura Plus, questo prodotto vi piacerà, vi troverete bene e troverete soprattutto l'enhancement dello stesso processore A12 Bionic del XS e del XS Max. Avrò dimenticato sicuramente qualcosa, perché se io non lo faccio non sono contento. In realtà non è che me ne dimentico, voglio stimolare la vostra attenzione. Se avete qualche domanda riguardo iPhone XR, fatemela in qualunque momento, vi aspetto.